Presentati dalla Regione Abruzzo i tre avvisi pubblici finanziati dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che partiranno dal prossimo 2 novembre per un totale di 4,8 milioni di euro. Le risorse finanziarie sono state acquisite grazie al FOSMIT e sono volte a sostenere, realizzare e promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani della Regione per le finalità anche innovative rispetto alle misure previste a livello nazionale o di continuità dei progetti già attivi sui territori interessati. Sì, continuiamo a mettere somme per il rilancio della montagna abruzzese, già lo abbiamo fatto mettendo una somma di 1,2 milioni per le iniziative che riguardano la residenzialità e le nuove nascite che già abbiamo comunicato, adesso un'ulteriore somma importante di circa 4,8 milioni che consistono appunto in tre iniziative, tre bandi che usciranno il 2 novembre. Il primo bando di circa 2 milioni per le green community, ovvero tutta una serie di iniziative di pianificazioni energetiche che sviluppano il turismo sostenibile, ovvero la riqualificazione della sentieristica, della cartellonistica, nuove piazzole di sosta per anche le ricariche bici elettriche, ma anche riqualificazione di vecchi rifugi con un impatto minore a livello ambientale. Le domande per le tre tipologie di bando potranno essere presentate fino al 13 novembre. Sono avvisi che si rivolgono principalmente ai comuni e in particolare all'Unione dei Comuni, che chiedono supporti e aiuti nell'elaborazione di progetti di comunità aggregata. Per questo motivo i comuni dovranno essere celeri a presentare in questo lasso di tempo i progetti. È un progetto che sicuramente va fatto con tempi abbastanza brevi, perché abbiamo delle tempistiche da rispettare a livello burocratico che purtroppo a volte rappresentano un ostacolo, ma io ritengo che i comuni con gli uffici tecnici in sinergia con la nostra struttura possono sicuramente accelerare le procedure e avere questi soldi nel più breve tempo possibile. Bandi per il rilancio della montagna che poi strizzano l'occhio anche al turismo. Sì, no, questo è fondamentale. Noi abbiamo una montagna bellissima, distanza irrisoria rispetto al mare, dobbiamo dare questa offerta turistica ai tanti turisti che vengono in Abruzzo. Per fare questo però dobbiamo essere pronti. Abbiamo fatto anche l'ITS Turismo Mociano per qualificare il personale. Adesso vogliamo rilanciare la montagna perché spesso mancano dei servizi. Invece con questi interventi andiamo a valorizzare, perché già è bella di per sé, ma dobbiamo dargli lustro.